Bella, bella, bella ragazzi, altro video di gioco appena uscito, Road Maintenance Simulator, maintenance, allora, mantenimento delle strade, simulatore, nuova partitella, avevo già visto un attimino com'era, abbastanza bene, diciamo che livello mezzi non è accuratissimo, ma è fatto bene, comunque, dettagliato. Siamo su PlayStation 5 e visto che l'ho già fatto, andiamo qui. Tac. Allora, non capisco come facciano a passare sopra queste cose. Ogni modo, sono stati segnati dei paletti storti sull'autostrada. Allora di mettersi al lavoro per consentire una stazione di paletti dedicati a storti. Quando hai finito, torna a piazzale e non farti beccare a bighellonare. È bello. Allora, prendi l'automezzo. Vediamo dov'è. Questo automezzo, sì. Ah, quindi ogni partita ha una cosa diversa. Ah, proprio andiamocene via. Ok, devo aprire il cancello perché anche prima mi sono dimenticato. Quindi andiamo sul mezzo. X, tiriamo via il freno a mano e andiamo. Oh, devo passare, devo andare a lavorare. Ok. Non posso muovere il destra e il sinistra, che mi muove la visuale. Ok. Come vedete è molto blando. Però non è proprio messo male, eh? Diciamo che la guida non è alla Gran Turismo, eh? Devo uscire. Qui dentro è molto meglio guidare, anche se è sempre un po' particolare. Visto che comunque avevano deriva dal gioco quello di hai qui, eh? Ok. Quindi in teoria esco. Ah, proprio così. Proprio così. Vediamo il terzo dov'è. È proprio un sacco di lavori completamente diversi uno dall'altro. Bello, 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 mi piace. Allora, diventa verdi, 3. Oh, attento, Johnny. Mamma mia, intelligenza artificiale delle auto, paura. Fa tutti la curva così? Eh sì. Fanno tutti la curva così, vabbè. Beh, diciamo che non è che è proprio la cosa fondamentale dell'intelligenza artificiale, eh? Ok, adesso devo andare avanti, credo fare il giro, non lo so. Un po' come le macchine lo sterzo di sto robo, eh? Non bisogna tipo andare a scattini. Sì, effettivamente potevano fare meglio, visto che è un mezzo, è un gioco con dei mezzi, il fattore guidare, eh? Vabbè. Sì, non è male, non è niente male. Potevano fare molto meglio, secondo me. In teoria l'Aerosoft è quella che ha fatto il gioco del camion, è che non è niente male, quindi non lo so.
Ah, proprio mi fa fare un'inversione a U. Grande. Grandissimo proprio. Un'inversione a U, proprio il gioco me la fa fare. Bella lì. Bravissimo proprio. Vabbè. Sarà anche un mezzo di quelli del... che deve mettere a posto l'autostrada, però l'inversione U poteva anche sbagliarsela. Ok, adesso dovrei entrare. Ok, non c'è nessuno. Questa è la versione PS5, quindi la gara. Ok. Ok. Finiamo la prima mission, Mission Impossible. Ritorniamo al camion. Ok. Non c'è magari nelle opzioni. No, c'è solo. Madonna. Sì, è proprio base, eh. È proprio base. Infatti non credo che funzioni neanche il volante su questo gioco, perché è proprio talmente basico che non hanno neanche messo l'opzione volante, eh. Molto certo che quando fanno vedere i video ragazzi gli youtuber che gli regalano i giochi sono tutti perfetti, tutti bellissimi, e poi quando li prendete, li comprate e ce li avete voi, le cose non sono così come stanno. Quindi io credo che a questo punto ci sono degli youtuber che fanno proprio finta, è un po' tutta una finzione dietro, eh? Marco Drans è realistic, quello che vedete a schermo è quello che poi effettivamente comprate anche voi. Non è che dico che fanno, io sono il top e gli altri no, ma ragazzi, una guida così schifosa non l'avevo vista io nel video quando sono andato a vederlo, eh. La grafica avevo visto che non era proprio male, ma caspita. Questa è proprio abbastanza pessima la guida, eh? Di un gioco dove ci sono i mezzi. Sì, ho capito che lo scopo poi fondamentale è tagliare, fare le strade, un sacco di roba. Ma credo che potevano. Si dice sempre, no? Raga, cioè, possono fare di meglio. Noi lo diciamo sempre con ogni gioco, ma effettivamente stavolta. Effettivamente la guida poteva farla pure meglio. A parte che come paragone abbiamo Farming Simulator, ragazzi, che è veramente fantastico, per i mezzi, ha una grafica eccezionale, i mezzi si guidano perfettamente. E forse è un gioco troppo fico Farming da paragonare a altri, eh? Quindi un po' questa percezione
ce l'abbiamo. Questa chiaramente non è la Giants, ma essendo l'Aerosoft, che non c'è neanche proprio un sito fichissimo, nel senso, il loro sito vai e compri i giochi e basta. Perché volevo avere delle notizie sull'audio, che non trovavo da nessuna parte le notizie sull'audio. E infatti avevo visto che su Xbox c'era i audio, su Steam no, e sulla PlayStation no. Poi l'ho scaricato, effettivamente le scritte in italiano ci sono, potevano anche sinceramente scriverlo, eh. Ok, bisogna mettere la mano dritto. Allora, almeno scorre, corre sempre, non c'è la cosa di dover stare lì a schiacciare il tasto per correre. E non è male come cosa, eh? Ok. Quello perché si è inchiodato così. Mamma mia, l'intelligenza artificiale di sto gioco. Lotto Zen Stuk. Perché ti sei fermato, Johnny? Vai. Si è fermato definitivo? Sì. Non riprenderà mai più la. Sì, no, ha ripreso la marcia. Il nostro amico ha ripreso la marcia. Allora, io vi dico anche ragazzi di seguire il mio canale Twitch, dove faccio live fichissime con Gran Turismo, Warzone, Fortnite e tantissimi altri giochi. In più. Faccio video tutorial e altri video su un po' tutti i giochi. Diciamo che questo. Oh, è bello ed è una cosa un po' particolare, nel senso che fa passare un po' il tempo, eh. Ah, sono dall'altra parte. Perfetto. Perfetto, ma non troppo. Qui c'è qualche snodo, quindi può fare un destro sinistro di qua. C'è l'uscita. Sì, il fattore. Mi fa fare l'inversione a uno ancora, mi fa fare l'inversione a uno, questo è un pazzo. Questo è un matto sto gioco, mi fa fare l'inversione a uno. Non ci sono neanche le rotonde qua. Ok, dovrei aver finito gli incarichi in teoria. Ok, parcheggiamo il nostro mega furgos, che non si riesce neanche a leggere la marca di questo mega furgos. Parcheggiamolo al garage. Ok, sta arrivando la macchina, ma diciamo che può anche frenare. Può anche frenare. Parcheggiamo. Che figata, che figata.
Io ho proprio schiacciato tutti i tasti. Forse da fuori è un po' meglio, quando si capisce un po'. È un po' troppo preciso. Speriamo quando poi arrivi il punto della svoltatrice che si possa vedere bene dove mettersi, eh. Cosa fa così? No, è fuori scala. Devo uscire. Credo che siamo anche quasi arrivati vicino al nostro posto, eh? Vedete, fa un po' così perché non è che è il massimo proprio. A livello di... bisogna fare tutti tipo scattini, colpettini, se... Dovremmo essere qui, se non sbaglio. E finiamo il primo incarico, e finiamo il primo nostro bellissimo incarico, eh? Parcheggiando il mezzo dentro. Forse devo farmela in retro? Può essere, può essere, può essere. Adesso vediamo un attimo se me la devo fare in retro o se pure il gioco si può andare di muso e per lui lo calcola che sono arrivato lo stesso. Questo era uno stop che ho saltato completamente e la cosa non è piacevole. Ok. Siamo arrivati alla base. In teoria dovrei... Ok. Il problema è la visuale così. Strange Head. Primo vero trofeo fatto. Bella lì. Bella lì. Prendiamo il secondo incarico e ragazzi, ci vediamo a sto punto al prossimo video. Direzione stradale, una sezione di guardrail troppo sporca, necessita di una bella pulita. Usa l'idropulitrice per far brillare, anche se dubito che gli automobilisti si accorgano che i guardrail sono tornati a splendere. Bella lì, bella lì. Vediamo la macchina del capo, segretaria, no, segretaria è la mia, la più scarsa è la mia che devo fare i lavori sporchi. Vediamo un attimo che cosa c'è qui, allora legna, pattume, trapano, segnali, stop, betoniera, tutti i vari cosi dove buttare, tubi. Eccola qui l'asfaltatrice, ragazzi. Che bella l'asfaltatrice, il rullo compressore e il camion. Tubi, cementi, c'è di tutto, c'è di tutto, c'è di tutto. Vediamo solo con che mezzo dobbiamo fare la prossima missione. Ah, bello. Quello chiuso, quello chiuso. Va bene, dai. Allora, ragazzi, da Marco Drums Games e Road Maintenance Simulator Secure Bulldozer Mark. È tutto. Ci vediamo al prossimo mega video su questo gioco e su tantissimi altri giochi. Ciao ragazzi, alla prossima.